Ciò che faremo adesso sarà l'installazione di Tor su un sistema operativo Windows. Ma prima una premessa molto importante. Windows, pur essendo un ottimo sistema operativo, non si presta bene all'utilizzo di Tor perché per la sua natura architetturale di Windows ci sono delle e il fatto che comunque ci siano varie comunicazioni di vario tipo tra il sistema Windows e il mondo esterno non si presta benissimo all'utilizzo di Tor. Di conseguenza è consigliato utilizzare Tor tramite gli altri scenari che andremo a esaminare successivamente. Tuttavia, per completezza, adesso vedremo l'installazione anche su un sistema Windows, ripeto, anche se non è la scelta migliore. Poi, se comunque qualcuno non vuole stare a installare ad avere Linux, non vuole installarsi una distribuzione apposita, allora può comunque utilizzare Windows. Però è doveroso fare questa premessa. Non è il miglior sistema operativo per l'utilizzo di Tor e per l'anonimato in generale. Poi, per altre questioni resta comunque un ottimo sistema. Ci troviamo qui all'interno di un sistema operativo Windows, nello specifico in questo caso è Windows Server. Negli scenari, nella slide precedente ho fatto menzione a Windows 10, tuttavia è lo stesso. La metodologia di installazione, che sia Windows 10 o Windows Server 2016, è la stessa. Innanzitutto verifichiamo quale indirizzo IP pubblico abbiamo al momento. Basta andare su Google, digitare what my IP o qualcosa del genere. Ecco qui, ci viene già il suggerimento. Clicchiamo su invio e possiamo cliccare su what is my IP, show your real IP. Oltre che lo vediamo già qua, public IP address, perché io qui sono all'interno di un'istanza AWS di Amazon, ma questo non è importante. Digitiamo what is your IP. E questo qui è il nostro IP pubblico, indirizzo IP pubblico, di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti slide. È quello che ci viene assegnato dal gestore telefonico, è quello che noi su un computer di casa, se digitiamo questo sito, ci verrà fuori, è quello del gestore telefonico. Ed è questo che permette poi al gestore di tracciare ogni nostra attività su internet relativamente alla navigazione. Quello che faremo adesso è installare Tor e verificare poi che effettivamente grazie a Tor questo indirizzo IP cambia e che quindi abbiamo la garanzia di poter navigare con un buon livello di anonimato. Di conseguenza apriamo un nuovo tab, digitiamo la keyword Tor, invio, download Tor, ok, espandiamo la pagina. E qui ci viene suggerito quale sistema operativo dobbiamo effettuare l'installazione, sul quale dobbiamo effettuare l'installazione. In questo caso abbiamo Tor Browser for Windows 64 bit oppure Tor Browser for Windows. Lui ovviamente riesce a capire che il browser riesce a capire che siamo in presenza di un sistema operativo Windows. Oltre ciò ci sono delle accortezze da prendere che poi vedremo. Want to Tor to really work? Allora, use Tor browser, don't torrent over Tor, don't enable or install browser plugins. Tutta una serie di accortezze che ci permettono anche su Windows di avere un buon livello di anonimato. Ripeto, perché Windows abbiamo già detto che non è la scelta migliore. Tuttavia è possibile. Di conseguenza adesso lo installiamo. Abbiamo un sistema 64 bit, quindi download. Attendiamo che venga scaricato, sono 53 MB. L'ha scaricato. Andiamo ad aprire la folder, lo mettiamo sul desktop per comodità. Attendiamo che quindi il trasferimento si completi. E poi quello che faremo è ovviamente avviare l'installazione. Quindi, come possiamo osservare, rivediamo gli step, sono molto semplici. Basta digitare su Google Tor, selezionare la piattaforma, sia 64 o 32 bit, sistema operativo compatibile Windows 10, 8 e 7, quindi quasi tutti ormai avranno Windows 10, per cui questo non sarà certo un problema. Ho
Adesso sembra che ci sia qualche problema nel trasferimento. Va bene, non mettiamolo sul desktop. Proviamo a lanciarlo direttamente da qui. Doppio clic. Tanto non cambia assolutamente niente. E attendiamo qualche secondo che l'installazione parta. Adesso sta effettuando i controlli preliminari, spazio disco e quant'altro. E poi dovrebbe avviarsi l'installazione. Ok, qui clicchiamo su Run. Selezioniamo una lingua, English. Ok. E digitiamo semplicemente install. Attendiamo qualche secondo, l'installazione non dovrebbe essere particolarmente lunga, abbastanza rapida. E come possiamo osservare, abbiamo già terminato. Ci viene richiesto se avviare subito Tor Browser e se aggiungere allo start menu una desktop shortcut. Va bene, possiamo cliccare su Finish. Eccolo qui, Start Tor Browser, e adesso si dovrebbe connettere in automatico. Adesso qui abbiamo due opzioni. La prima, se effettuare una connessione diretta, oppure effettuare una configurazione. La configurazione va effettuata se siamo, qui ci dice, if you are in a country that censored Tor, se siamo in uno stato dove c'è una censura su Tor, oppure se stiamo utilizzando una connessione privata che richiede un proxy. Quindi nel caso di navigazione all'interno di un'azienda, ad esempio, dovremmo configurare il proxy. In questo caso io se clicco qui, qui ho la possibilità di configurare il proxy, oppure qui nel caso se Tor, cioè se c'è una qualche forma di censura su Tor. Ovviamente noi non siamo in nessuno di questi due casi, di conseguenza possiamo effettuare la connessione diretta. Connect. Qui please wait while we establish a connection, attendere che la connessione venga stabilita. E adesso qui, come possiamo osservare, abbiamo già siamo all'interno di Tor Browser. Qui ci viene suggerito la possibilità di effettuare delle ricerche tramite questo motore, che poi capiremo che cos'è. Adesso verifichiamo se l'installazione è andata a buon, se effettivamente stiamo navigando in maniera anonima, digitando questa URL check.torproject, dovrebbe essere check.torproject.org, e ci controlla se effettivamente abbiamo configurato correttamente Tor. E come si può osservare, congratulations, questo browser è configurato per usare Tor. E il tuo indirizzo IP, questa è una nota fondamentale, è questo qui, 178, eccetera, eccetera. Ricordiamo che l'indirizzo IP precedente era 52, eccetera, eccetera, e adesso abbiamo un nuovo indirizzo IP assegnato, grazie a tutti i salti che abbiamo già visto nelle slide, tutti i nodi su cui è saltata la nostra connessione, e di conseguenza noi adesso non siamo più tracciabili, in quanto le nostre operazioni non vengono più eseguite da questo indirizzo IP pubblico fornito dal nostro gestore telefonico o quant'altro, ma da questo nuovo indirizzo IP pubblico che ci ha fornito l'utilizzo di Tor. Ed è qui che adesso, grazie alla configurazione di Tor, che possiamo eseguire i passi successivi, ovvero tra cui l'accesso al Deep Web. Quindi questo video termina qui, in quanto abbiamo terminato la configurazione e l'installazione di Tor Browser. Ripeto, anche se Windows in questo caso non è lo strumento più adatto per effettuare questo tipo di attività. Nei prossimi video vedremo anche gli altri scenari.